da una settimana, chi vuole sì, poi spiegherò anche se volete, ma è una sciocchezza, ma se la volete ve la spiego. Vogliamo parlare? Io sto registrando, avvocato. Allora, il problema del comune nasce, bisogna fare una piccola anticipazione. Io a luglio ho cercato, come anche prima, anzi partiamo dal mese di marzo, perché il mese di marzo ho avuto il primo abboccamento quando il sorrento stava in C2 per cedere la società. L'ho avuto con Bruscolotti, che era il referente, e con un emissario di Abate, che se non, io non l'ho conosciuto il signor Abate, un emissario. Parlammo della situazione economica del Sorrento, non si è mai parlato di numeri, non si è mai parlato di compravendita delle quote societarie. E questo è stato il primo abboccamento, mi sembra marzo 2014. Il secondo abboccamento l'ho avuto con il signor Giglio Francesco, l'ho avuto a Pompei alla presenza del dottor Vincenzo Fogliamenza. Questo che mese? Questo prima che io mi operasse, con il Sorrento già retrocesso, ma con il Sorrento ancora in possibilità. Io avevo assicurazioni da parte di Ghirelli che il Sorrento doveva essere ripescato. Il Sorrento, per essere ripescato, bastava un aumento di capitale, che è fisiologico in tutte le società, il lateizzo che il Sorrento ha fatto nei confronti degli oneri fiscali, e bastava per la creazione. Quindi fideiussione, avvocato? Fideiussione, tutto qua. Normale, aumento di capitale. Aumento di capitale fisiologico, perché... Però questo aumento di capitale, che all'epoca montava il 230, però credo che adesso con l'approvazione del bilancio è diminuito di molto, loro avrebbero trovato poi gli eventuali acquirenti ben 280.000 euro sul conto del Sorrento, che erano i saldi attivi di campagna e trasferimenti, che ammontavano a 180, 190, non lo so, sono tutti documentati, più la mutualità che afferisce in due periodi, quindi siamo sui 270-280, cioè uno manteneva 230 aumenti di capitale che servivano a pagare l'ultimo stipendio e mezzo, e se ne trovava 280, in più doveva mettere a costo un po' più difficoltà, sai, fideuzione, però chi vuole fare campionato professionista da fare. Il signor Giglio venne a questo incontro con Fogliamanzino prima che io mi operassi, quindi nel mese di giugno, credo, inizio giugno. E disse che i suoi emissari erano il signor Paolo Durante e il signor Ronzi. C'è un testimone, non è che dovete credere a me. Se la, dottor Fogliamanzino. Ci siamo incontrati in un ufficio a Pompei, ospite del signor Giglio. Tralascio quelle che possono essere pettegolezze e chiacchiere, perché non mi si addicono alla mia educazione. Il signor Giglio disse che era mandatario del signor Lonzo e del signor Durante, i quali a sera prima, un paio di sere prima, erano a cena con me, che si stavano interessando per il ripescaggio del Sorrento. Anzi, il signor Durante andò a parlare anche con il signor sindaco per accelerare gli aggiustamenti a campo Italia, quindi io fui alquanto sorpreso, sai, come fino a sera vai a mangiare con due amici, però io non mi trovo anche là. Anzi, con sommo stupore, il signor Giglio mi disse che questa trattativa afferiva da marzo, aprile, era stato interpellato dai miei due presidenti sponsor onorari, non so, cioè, vabbè. E lui usò anche l'espressione colorita, cioè la meglio cosa che si è fatta. Se mi aveva mangiato un maccarone a casa, al suo posto io camminare. Che si chi? Giglio. Ma se vuoi Sant'Agnello? Ma non lo so, io non mi interessa gli altri. Allora, però una persona estremamente simpatica, anzi, io in maniera molto... Lui non era interessato al Sorrento interregionale, che disse che a suo dire il Sorrento aveva dei debiti, che poi lo stesso Fogliamanzino lo sconfessò, perché Paolo Durante diceva che Sorrente chissà quali debiti teneva 3 milioni di euro nei confronti dell'erario, invece il debito è realizzato, salito, chiunque lo può vedere, come non aiuta a vedere l'amministratore, se vanno a vedere quello che vorrebbe. Quanto è il debito? Il debito è realizzato, dopo devo fare la precisazione, e con le aliquote equitarie, perché tu sai che una cosa fa transazione con l'ufficio delle entrate, poi quando non paghi l'ufficio delle entrate l'aliquota aumenta del 30%. Tenendo presente che io parlo in virtù sì di amministratori, di violare quote, ma
ma io sono sempre stato un DJ, non c'è mai stato un patrono, un imprenditore, un presidente. Questo perché poi. Allora, però forse si è stato sempre il titolare delle quote. Titolare, però. Ecco, non come se dice in gerga a Capirignano, ma c'è stato il titolare delle quote per fare la cortesia al mio amico Gambardetta e poi per fare la cortesia al comune di Sorrento, poi veniamo anche a questo. Allora, quando è stato il fatto di col signor Giglio, era mal informato sul Radeiz, era anche mal informato sulla esposizione debitoria del Sorrento nei confronti dei tifosi, che il signor Paolo Durante gli aveva rappresentato non so quante centinaia di migliaia di euro, a che foglia Manzipa, non io, disse, senti Franca, ma come potremmo tenere 3-4 milioni di debiti erariale? Vuol dire che l'imponibile era chissà quanto. E poi nei confronti dei fornitori, come poteva fare una società come il Sorrento e tenere qui 300.000 euro i debiti nei confronti dei fornitori? Il Sorrento all'epoca aveva 60-70.000 euro, poi il resto c'è stato l'avvocato qua che di Sorrento, non è che non c'era inferiore, cura la parte debitoria del Sorrento. Il Sorrento avrà debiti per 20-30.000 euro, ma che afferiscono anche a stagioni precedenti, con il procuratore, con il calciatore, con il carinatore. E attualmente 20, quello non era reale. L'erariale è Radeiz, sì, sì, pure l'Inter ha tenuto i debiti erariali 280 milioni di euro. Quindi siamo sui 20.000 il resto, che è poco. 20, 30, ma sono tipo salumerie, voglio dire. Ecco. Allora, questa era la situazione che noi rappresentammo al signor Cigli. Il signor Cigli molto correttamente disse datemi 24-48 ore, parlo con il signor Durante, con il signor Ronzi, se riesco a fare questi 230.000 euro, io ritorno. E poi disse avvocato parliamo di un eventuale, la cosa a me mi dà fastidio. Allora, io ci ho fatto parlare a Nocera e non a casa, perché c'è stato un giornalista che mi ci ha già perciocato pure a Nocera. Però a Nocera c'era sia il tifoso, sia la carta stampata, sia l'amministrazione. Quando si riceve una cosa non si cagnava. Io non ho mai parlato con nessuno interlocutore di cifre per vendere la società, né tantomeno col signor Cino. E c'è un testimone. Mi è stato raccontato, invece che si va raccontando, che il signor Giglio aveva chiesto dei soldi. Se il dottor Foglia Manzino, stato annunziato, è il commercialista di WhatsApp, è stato il commercialista anche di Giglio quando stava ai WhatsApp. È una persona, stava io, c'è domanda. Quindi. Signor Giglio, dopo 48 ore, come io già sapevo, perché il signor Ronzi, il signor Durante possono aiutare con le sponsorizzazioni, ma di tasca propria non cacciano neanche una tazza di caffè. Correttamente, dopo 48 ore mi chiamò e disse che non era interessato perché non era riuscito a trovare i fondi. Questa è stata la seconda trattativa. Lascio perdere gli aspetti, ripeto, coloriti di battute, di non battute, che non appartengono alla mia educazione, ma sembra dall'ultimo comunicato appartengono a qualche altro personaggio di Sorrento, dove io dopo farò una precisazione. Ritorniamo al mese di luglio. Io purtroppo, siccome sono anziano, mi devo operare, mi opero ad Avellino. E mi viene a trovare in ospedale l'amico, devo sottolineare, Nicola Dionisi, il quale dice siamo interessati all'acquisizione. E lì poi viene pure Franco D'Amici, mio carissimo amico, vengono a casa mia, mi hanno seguito tutto per dare educazione, apposta cacchi. Siccome non nasco oggi, so che era una situazione, però cercavo, perché assorbendo ovviamente io non so mai, io i soldi per fuoco non ne tengo, cercavo, come avevo cercato con l'emissario di Abate, con il signor Giglio, di favorire questa situazione. Cioè tu già avevi capito che difficilmente si sarebbe arrivato all'accezione delle quote. Perché quando uno non vuol vedere le carte, sai, a scuola ci mi è passato, ci mi è trasformato, ci mi è vita da una laurea. Qualcosa, hai capito? No. Allora, però c'era un avvocato come controparte, hanno fatto una presentazione alla quale io non ci stavo, c'era multimiliardario di GP, c'era il sindaco di Sorrento. Hanno fatto la presentazione. Io per i. Anche l'assessore. Sì. E tu in quel momento gli hai consegnato la gestione? Diciamo, no, in quel momento io che cosa feci? Ero specificai anche il signor sindaco, il quale mi telefonò a casa, mi diceva di sé.